Una sala refettorio del complesso di San Pietro a Gubbio stracolma ha salutato con l'ultimo concerto in programma la 16ª edizione del Festival Gubbio No Borders, la rassegna musicale organizzata dall'Associazione Jazz Club Gubbio che dal 16 al 23 agosto ha popolato le serate ugubine. Musica ma non solo, anche cinematografia, con una serata tenutosi alla Sala Trecentesca dedicata ad omaggiare il centenario del primo disco della storia del jazz, con la proiezione del film Sicily Jazz del regista Michele Cinque sulla storia dell'italo-americano Nick La Rocca, da molti considerato precursore del jazz americano. L'apertura era stata affidata al trio Lorenzo Tucci, Max Jonata e Luca Mannuzza su sonorità tra jazz, swing e pop. Pubblico delle grandi occasioni per Maurizio Pugni e Johnny Grasso in un concerto che legava la musica alla solidarietà con una raccolta fondi a favore dell'associazione Spirit. Per la sezione Jazz in Taverna Off, la Dixies Brothers Band e ieri sera il Paolo Getty Melody Quartet con musiche ispirate ai musical americani da George Gershwin a Jeremy Kern, Irving Berlin, Cole Porter e Lawrence Hart. Il bilancio è sicuramente positivo, anche perché diciamo l'obiettivo raggiunto è quello di aver saputo attirare l'attenzione di un pubblico diverso per un festival che dura 10 giorni, e questa è un'operazione assolutamente difficile. Non sempre si riesce a catalizzare l'attenzione, ci siamo riusciti ed è un motivo di orgoglio anche per le proposte che abbiamo presentato quest'anno in questa 16ª edizione, con un Lorenzo Tucci Trio che ha aperto il festival 2017, è stato un grande successo. Ma anche le altre date hanno visto la partecipazione di pubblico e una critica da parte della critica, commenti positivi. Devo dire che oramai il Jazz Club credo che sia entrato a pieno titolo fra le associazioni che a Gubbio portano qualità a livello culturale, proposte serie, proposte di qualità che trovano sempre di più un riscontro di pubblico. Questo mi fa molto piacere perché c'è un grosso impegno alle spalle degli eventi. Sembrano poca cosa, però ci vuole una grande capacità organizzativa, di programmazione economica, perché purtroppo si sa che in un periodo di ristrettezze i fondi è difficile reperirli. Però nonostante questo siamo riusciti a proporre sempre degli eventi non solo estivi, e annuncio che quest'inverno ci saranno diverse iniziative come Jazz in Taverna, che ha ottenuto anche questo un buon successo, e questa formula piace perché è molto aggregante, quindi durante l'inverno, quando ci sono magari meno iniziative, questa sarà una proposta che potrà trovare il favore del pubblico.